È un appuntamento importante, quello del ventennale del Museo del Costume qui a Pragelato, un museo che ha segnato, sta segnando la storia culturale della Valchisone, di questo territorio, un museo nato, diciamo, negli anni in cui si iniziava a recuperare il patrimonio locale della cultura materiale, che è anche cultura spirituale. Com'è nata la vostra fondazione che gestisce questo bellissimo museo, che vale veramente una visita a Pragelato da solo? Allora, tutto è nato grazie all'idea del sindaco di Pragelato, Gabriele Bermond, che nel 1984, tramite una delibera del comune, ha istituito la fondazione. Grazie a un lascito del medico condotto Giuseppe Guyotburg di Sucherbas, con l'intento di raccogliere oggetti del quotidiano e i capi del meraviglioso costume di Pragelato per realizzare un museo delle tradizioni e delle genti alpine. Tutti gli oggetti che sono qui presenti sono stati dati dagli abitanti di Pragelato che hanno capito l'importanza di questo museo e quindi l'hanno donato con grande cuore. Per noi pragelatesi è un tesoro. Il comune ha avuto l'occasione di comprare la Casa del Sarto con l'intento di organizzare un museo. Nel 1997 a Sestriere si sono svolti i campionati mondiali di sci alpino. Sono state allestite due stanze, la sala consigliare e la sala parrocchiale, con scialli, cuffie, nastri, costumi vari e oggetti del quotidiano. Il Museo del Costume ha vissuto le Olimpiadi e quindi qui a Pragelato ci sono stati tantissimi visitatori che hanno potuto apprezzare il museo e soprattutto apprezzare la cultura e le nostre tradizioni. Quest'anno, nell'occasione del 22 di luglio, ci sarà uno spettacolo con musiche e balli locali, verrà inaugurata la mostra di acque e fontane e un percorso sul pane. Il costume che ho indosso, che indosso in questo momento, è il costume in assoluto più elegante che la donna indossava il giorno delle nozze e poi quando interveniva a tutte le cerimonie dell'anno, con grembiule e scialle in seta, un bel nastro in seta anch'esso, e sul capo indossava una cuffia particolare che si chiama barrette. Nei giorni di lavoro si indossava un altro tipo di costume formato da un grembiule e uno scialle in cotone. Molte persone, famiglie pragelatesi, hanno donato alcuni costumi che avevano in casa e noi, comunque tutte noi, indossiamo i costumi che sono tramandati di generazione in generazione, quindi delle nostre nonne, delle nostre mamme.